3 settembre 2020 in tutto il mondo sono stati celebrati i 900 anni dalla morte di Fra Gerardo, il fondatore e primo gran maestro del Sovrano Ordine di Malta. Riconosciuto beato dalla Chiesa Cattolica, l'esempio di Fra Gerardo, basato sulla testimonianza della fede e l'aiuto ai poveri, ha animato i 900 anni di storia dell'Ordine di Malta, oggi presente in 120 paesi del mondo, con attività di assistenza medica e sociale, svolte da una rete di 13.500 membri, 80.000 volontari e oltre 40.000 professionisti. Per commemorare questa giornata si è svolta una solenne celebrazione eucaristica a Scala, in provincia di Salerno, ritenuta da diversi storici la città natale di Fra Gerardo. La messa è stata presieduta dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, delegato speciale del Papa presso il Sovrano Ordine di Malta, alla presenza di una rappresentanza dell'Ordine di Malta guidata dal luogotenente interinale Fra Rui Gonzalo do Vale Peixoto de Villa Boas. Presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza, in rappresentanza del governo italiano. Le celebrazioni sono poi proseguite nel pomeriggio con la presentazione, nella piazza del municipio, della serie di francobolli celebrativi dedicati a Fra Gerardo, emessi dallo Stato italiano e prodotti dalle Poste Italiane, seguita da un concerto del celebre violinista Uto Ughi. Fra Gerardo, secondo gli storici, è nato nel 1040 circa. Una volta adulto si è trasferito a Gerusalemme, dove nella seconda metà dell'XI secolo è divenuto il superiore dell'ospedale che offriva assistenza ai pellegrini costruito dagli Amalfitani. Fondatore, primo gran maestro dell'allora Ordine di San Giovanni, oggi noto come Sovrano Ordine di Malta, fu grazie alla sua riconosciuta azione caritatevole e al suo carisma che con la bolla del 15 febbraio 1113 Papa Pasquale II trasformò l'ospedale in ordine religioso laicale della Chiesa.